Ehi, ciao da Franco, altra domanda gettonatissima, viene fatta spesso anche nelle prime settimane della mia scuola Academy con i primi iscritti desiderosi di conoscere al più presto tutte le tecniche per poter investire in immobili in maniera creativa, che è quello che poi ti spiega bene la mia scuola online che ormai da più di 4 anni ha cresciuto tantissime persone, migliaia di persone, per poterli avviare alla carriera di investitore immobiliare. La domanda più gettonata è quella che mi chiedono sempre i miei studenti, ossia: Franco, posso iniziare a investire in immobili senza capitali, quindi senza soldi, o devo per forza avere grandi capitali, o per me non c'è niente da fare? Allora, la risposta è molto semplice: dipende da che tipo di investimento immobiliare vuoi fare, perché investire in immobili può significare tante cose. Può significare magari comprarsi una casa al mare, un investimento per goderselo e magari affittarlo nelle stagioni. In quel caso lì comunque o ti fai un mutuo o servono i soldi. Dipende dal tipo di investimento. Se vuoi fare una costruzione di un palazzo, una palazzina su un terreno edificabile, richiederà un finanziamento del denaro. Quindi dipende da che livello vuoi partire. Se il tuo livello è di esperienza praticamente pari a zero, dovrai partire da tecniche che ti permettono di evitare l'anticipo o addirittura tutto il capitale in una determinata nicchia. Le nicchie ideali per poter iniziare a investire in immobili sono la tecnica della cessione del compromesso, la tecnica della cessione di stralcio con corrispettivo, la tecnica della sublocazione immobiliare. Ce ne sono altre, ma queste qui sono le più gettonate. E ovviamente investire in immobili senza risorse richiede uno studio, una capacità più approfondita di un investitore che invece ha magari in banca già 300-400 mila euro, oppure ha dei finanziamenti già approvati per importi elevati. Ma siccome molti iniziano a investire in immobili proprio perché non hanno soldi e quindi vogliono cambiare la propria situazione finanziaria, quindi raggiungere la libertà finanziaria, tantissimi iniziano poi da tecniche che sono redditizie, ma che devono essere conosciute bene. Parliamo di cessione di compromesso. La cessione di compromesso può essere fatta in tantissimi modi, ti evita di intestarti l'immobile, quindi non sei soggetto obbligato a saldare il giorno dell'atto, perché poi, una volta fatto il compromesso con il proprietario, magari con una caparra simbolica, con una caparra data da un amico, da un collega, ci sono tantissimi metodi che spiego nella Scuola Academy, puoi appunto cedere il compromesso a terzi con corrispettivo, perché magari nel frattempo hai preso le chiavi dell'immobile, hai dato una rinfrescata, hai risistemato l'appartamento, hai messo 2-3 mobili, quindi hai utilizzato la tecnica ormai super famosa dell'home staging immobiliare, e puoi rivendere con un profitto. Magari le prime operazioni non saranno quelle che ti cambieranno la vita, magari guadagnerai un 25-30% di plusvalenza, ma incomincerai a mettere da parte denaro, prenderai soprattutto confidenza. Cosa significa? Che sei riuscito da solo, magari fino a 6 mesi prima eri un perfetto neofita di questo settore, e invece da solo con le tue forze sei riuscito, con poche risorse o addirittura zero anticipo, a crearti magari una plusvalenza di 25-30 mila euro. E quindi prenderai, cosa significa? Confidenza, prenderai sicurezza e avrai piacere di creare poi una seconda operazione e così via. È l'entusiasmo che poi ti trascinerà verso traguardi più ambiziosi. E il denaro assolutamente non è un ostacolo, ma è un'opportunità che ti permette di poter saltare questo ostacolo psicologico e poter lavorare serenamente con metodi alternativi che prevedono magari scarso o zero anticipo. Ad esempio, la cessione di uno stralcio con corrispettivo, molte persone non sanno neanche cos'è uno stralcio, ti permette di evitare l'anticipo per fare la trattativa con l'esecutato, perché lo stralcio si conclude solamente il giorno del rogito notariale in tribunale con tutti i creditori, avvocati, eccetera. Quindi se per assurdo non riesci a portare a termine questa operazione, non perdi un centesimo, se non magari 100 euro per una procura con l'esecutato o un po' di fotocopie. Ovviamente più è ridotto l'anticipo e più è complessa l'attività e più devi essere preparato, quindi ti devi allenare, ti devi esercitare. A tal proposito puoi anche, se hai piacere, unirti alla scuola Academy Executive, che ormai ha oltre 650 iscritti e sono tutti rintracciabili nel forum riservato Academy, dove potrai interagire addirittura con persone che sono più avanti nella preparazione, magari hanno un anno di preparazione, tu sei alle prime armi, insomma avranno piacere di darti dei consigli che in quel momento loro ormai vedono
vedono cose semplici, mentre per te sarebbero magari degli ostacoli insormontabili. Il primo mese di livello gold, che è quello dove tutti quanti iniziano a cominciare a studiare la propria zona di mercato, a selezionare il mercato locale, avrete i miei consigli di che zona prendere per poter iniziare con la cessione del compromesso e che zona scartare come la peste, perché non sono indicate per concludere operazioni per persone che non hanno esperienza. Ci saranno tantissimi metodi, anche addirittura consegno il database price, un semplice file Excel, quindi niente di mostruoso, ma che con il mio know-how ti concederò avrai la possibilità di capire già quanto vale un immobile diviso per via, quindi non in maniera generale come fanno nell'osservatorio immobiliare. Quindi ti darò praticamente tutta l'ABC come in una vera scuola, per quello l'ho chiamato scuola online, perché piano piano, passo passo, ti porterà a raggiungere la tua prima operazione immobiliare, perché no, anche la libertà finanziaria. Ovviamente una prima operazione ti darà solamente dei capitali, ti darà la possibilità di avere autostima in te, ma in un'operazione non ti cambierà sicuramente la vita, perché magari 25-30 mila euro sono una cifra elevatissima, pari a magari due stipendi di un anno, ma ovviamente non ti faranno diventare ricco. La ricchezza la raggiungerai con la tua sicurezza di saper concludere operazioni creative e quindi continuare passo passo a farne di più durante l'anno, e quindi passare magari poi a operazioni più complesse come frazionamenti, cambi di destinazione d'uso, acquisizioni di nude proprietà, terreni edificabili e operazioni sempre più complesse. Tutto passo passo, livello per livello. Quindi se hai piacere di iniziare questo percorso formativo, puoi anche iscriverti soltanto per un mese per testare la bontà di questo prodotto, di questa scuola. Eventualmente, se ti sto raccontando delle cavolate, potrai tranquillamente fermarti lì. L'Academy ti deve dimostrare che siamo capaci di insegnarti le nostre tecniche, i metodi che abbiamo comunque imparato anche noi, e quindi trasferiamo a te direttamente passo passo ogni settimana, e potrai interagire anche nel forum riservato. Se poi l'Academy non ti soddisferà, potrai fermarti, non avrai nessun impegno. Ti aspetto dall'altra parte. Ciao da Franco.